Con il jazz italiano per le terre del sisma si chiude l'estate aquilano, perlomeno quella dei grandi eventi, con un successo di pubblico importante nonostante qualche cambio palco per l'incognita maltempo che alla fine però ha graziato la manifestazione. Tantissimi concerti ed eventi in due giorni, più di 40, laboratori per i più piccoli, premi alla carriera e alla memoria, con la città vestita a festa, con tanti turisti ancora, come prolungamento quasi della settimana della perdonanza. La città, per il sindaco Pierluigi Biondi, esce rinnovata e gioiosa da questa manifestazione. Si è un giro di boa, si va avanti senza dimenticare il passato e le ferite. Per il maestro Paolo Fresu, amico ormai dell'Aquila, che ha passato il testimone ad altri direttori artistici per avere, come dice lui, anche uno sguardo diverso, la cosa importante di questa manifestazione è che non ci si sia fermati alla prima edizione sull'onda dell'emotività, si è andati avanti realizzando il più grande festival in Italia. Quello che mi piace sottolineare è la capacità che abbiamo saputo esprimere, stiamo esprimendo, di coniugare la sicurezza con la complessità. E quindi questo non è un evento singolo, questo è un evento multiplo, un evento che si realizza in più piazze, in più luoghi, talvolta anche contestualmente, quindi richiede non soltanto un grande sforzo di energie in termini economiche e di risorse umane, ma anche una grande intelligenza nel saper lavorare con una pluralità di problemi sotto gli occhi, ma nel saperli affrontare con serenità e risolverli esattamente come stiamo facendo, esattamente com'è la storia dell'Aquila. Ma io l'Aquila la trovo sempre cambiata ogni anno. Ho scritto proprio nel programma di questo anno che quando ogni anno devo scrivere quelle poche righe per il programma dico: ma ci sarà qualcosa di nuovo da scrivere sull'Aquila? E c'è il rischio che ci si ripeta, e poi invece mi rendo conto che non ci si ripete mai, perché è una città in perenne movimento. Fortunatamente non è più il movimento sismico, ma un movimento di pensieri, di genti, di architetture che fanno sì che ogni anno la città sia in qualche modo diversa. Dal punto di vista dei numeri, l'estate aquilana è andata bene, almeno sentendo albergatori e commercianti. Si è lavorato con i turisti, anche se molti chiedono di spalmare eventi in tutto l'anno per alimentare anche un tipo di turismo diverso.